Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale presenti oggi in Piazza Duomo per le categorie in difficoltà colpite dall'ennesimo provvedimento ingiusto del governo Conte. 3 DPCM in 12 giorni hanno sprecato mesi a parlare di bonus monopattini, di piste ciclabili e la legge popolo attraverso. Noi siamo qui per chiedere al governo concreti aiuti a tutte le categorie in difficoltà. Devono pagare il conto per l'incapacità di questo governo.
governo che per 5 mesi, perché tutti sapevamo della seconda ondata, non ha fatto niente. Ha pensato che la soluzione dei problemi era i banchi a rotelle o i bonus monopattini. Un governo che oggi fa pagare agli italiani le sue colpe. Un governo che dal mese di maggio, che sapeva, non è stato in grado di far aumentare le terapie intensive, i reparti Covid, gli ospedali Covid, gli alberghi Covid, perché quando uno si contagia non ha la possibilità di stare a casa. Un governo che prende gli alberghi quando ce n'è bisogno per i clandestini è un governo che invece non prende gli alberghi per gli italiani, per metterli in sicurezza, in isolamento. Allora Fratelli d'Italia ha voluto essere qua oggi con tutte le categorie, perché chiediamo al governo che la smetta, che si assuma la responsabilità, che faccia quello che è giusto senza penalizzare coloro che sono quelli che tengono in piedi la nostra nazione. Fratelli d'Italia sarà sempre al fianco di chi lavora e di chi produce. I giovani di Fratelli d'Italia, grazie a tutto anche all'aiuto del partito, oggi stanno dando un messaggio chiaro a nome di tutta la generazione di giovani dai 20 fino ai 35 anni che non riescono a vedere un futuro per loro e per i loro cari. Oggi tanti ragazzi della nostra età stanno vivendo un problema gravissimo, non riescono neanche a trovare lavoro, non riescono minimamente a garantirsi un futuro per loro. E ragazzi di 25-30 anni che rinunciano al loro futuro sono il fallimento di uno Stato, sono il fallimento di una società. Il governo Conte, sapendo benissimo quali sono i rischi di certi provvedimenti, non sta minimamente tenendo conto della bomba sociale che sta creando da qui nei prossimi mesi. Noi come Movimento Giovanile, come partito, chiediamo che ci sia una rivisita profonda, sempre tenendo conto che il Covid è una minaccia, ma tenendo conto anche che la minaccia potrebbe essere non soltanto sanitaria, ma che potrebbe anche essere soprattutto sociale nei prossimi mesi. Oggi gli studenti di Milano sono in piazza sotto le sigle di Azione Studentesca, Azione Universitaria, per gridare il nostro urlo di rivolta contro un governo che per mesi quest'estate ha raccontato che mai sarebbero tornati alla didattica a distanza, invece settimana scorsa si fanno belli in televisione, hanno chiuso le scuole, hanno chiuso le università, gli studenti non possono proseguire il proprio percorso di studi, sono costretti a farlo da casa perdendo le relazioni sociali con i compagni, con gli insegnanti, gli studenti ancora una volta sono la prima categoria dimenticata da un governo che non ha più voglia di credere nel futuro degli italiani, questo non lo possiamo permettere. Diamo voce anche alle categorie in difficoltà, noi non chiediamo la potenza di fuoco, chiediamo aiuti concreti, diamo voce alle categorie, qui abbiamo un rappresentante della categoria dei taxi. Ci siamo stati in passato, ci siamo oggi e ci saremo sempre come servizio pubblico per la nostra meravigliosa città, però se noi ci siamo e rispettiamo le norme per trasportare le persone, per trasportare dai loro cari, per far muovere una città, una capitale europea, come la definisce il nostro sindaco, questa immensa città che è Milano, lo Stato, a fronte del rispetto di questo stato di emergenza, deve garantire a noi un sussidio, un supporto, quello che la categoria richiede, ma non richiede solo per i taxi milanesi, richiede anche per tutte le altre categorie di reddito non garantito. È un sussidio subito con una tantum, un anno fiscale bianco per poter dormire, per poter guardare ancora in faccia i nostri figli, i nostri cari, i nostri parenti, per poter portare il pane sulla nostra tavola e soprattutto un sussidio fino alla fine di questo stato di emergenza, perché se noi siamo tenuti a rispettare determinate norme, lo Stato ha dei doveri nei nostri confronti. Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale sono al fianco dei lavoratori e delle imprese in difficoltà, dalle piazze al Parlamento. Chiudiamo il nostro flash mob con il nostro inno nazionale. Fratelli d'Italia,
fratelli.